Come in guerra, si aspetta che il nemico attacchi e si esce dalle trincee per combattere. Ma gli abitanti di Canneto di Caronia non conoscono il loro nemico, sanno solo che si manifesta con le fiamme e con il fumo. Dopo una mattinata di tregua, alle 15 ancora sotto attacco, a bruciarsi e l'asciugacapelli, lo stesso che prese a fuoco ieri. Era appoggiato al muro, inspiegabilmente, all'improvviso, è stato praticamente liquefatto, quasi sciolto. Stamattina, qui a Canneto, sopra il luogo dei tecnici ARPA, una centralina è stata installata, ma nessuna risposta è stata data agli abitanti che si preparano a trascorrere un'altra notte fuori, seduti su un asdraio, chiudendo gli occhi a turno per controllare le loro case. Io vi parlo da qui mentre si aspetta l'autobotte messa a disposizione dal comune di Santo Stefano di Camastra e mentre due anziane vedove passeggiano nervosamente guardando il mare.